Le video notizie di distribuzione moderna. Una nuova immagine, un nuovo progetto e un nuovo corso per la pera dell'Emilia-Romagna IGP, uno dei prodotti a indicazione geografica protetta di riferimento per l'Italia, valorizzata da un progetto di rilancio voluto fortemente dagli aderenti al consorzio di tutela. Questo progetto nasce dalla volontà del mondo ortofrutticolo romagnolo, insieme ovviamente al supporto e all'aiuto e al contributo della Regione Emilia-Romagna, di dare valorizzazione al fatto che un prodotto particolare, tipico ma esclusivo come la pera, che in Emilia-Romagna vede il 70% della produzione nazionale, viene contraddistinto da oggi dal marchio IGP, quindi un'ulteriore garanzia di chilometro zero, di garanzia della naturalità del prodotto da offrire al consumatore. Da qui nasce appunto la spinta di spingere questo prodotto e di andarlo a valorizzare, partendo ovviamente da quello che è la prima fase della conoscenza, ossia la comunicazione. Abbiamo quindi dato vita ad un grande e interessante progetto di comunicazione legato alla pera IGP, che ha visto la realizzazione di pagine stampa e spot televisivi estremamente particolari, estremamente interessanti, perché escono un po' da quello che è il canone tipico della valorizzazione e della promozione di un prodotto ortofrutticolo, che verrà veicolato in questi giorni e in queste settimane sui principali mezzi di informazione, sia legati al trade, sia legati al consumer, sia stampa che digitali che televisivi, e che permetteranno al consumatore di venire a conoscenza del fatto che un prodotto come la pera non solo è garantito dal punto di vista dell'identificazione geografica protetta, ma porta anche all'interno tutta una serie di valori che molto spesso vengono, non dico disconosciuti, ma che non vengono apprezzati. Il fatto che la pera è un prodotto perfetto, è dolce ma è leggero perché contiene pochissimi zuccheri, è ideale per qualsiasi tipo di recitazione, sia dolce che salata, ma soprattutto è adatto a tutti, agli adulti ma anche ai bambini, quindi un frutto veramente perfetto. Le aspettative sono quelle innanzitutto adesso di dare conoscenza grazie a questa comunicazione al consumatore, da un lato confermare anche le vendite che negli ultimi anni purtroppo per tutta una serie di motivazioni legate anche all'andamento climatico hanno visto un deperimento delle vendite, quindi un calo sensibile, quindi la prima cosa che dovremmo fare è fermare questa piccola emorragia e da qui ripartire in una fase di crescita e rilancio della conoscenza della pera per portarla sempre di più sulle tavole dei consumatori.